Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Arrivederci condottiero, sarai sempre nei nostri cuori, ancora oggi, ancora una volta, ci hai riunito tutti, grazie Long John, ciao. Salazzialità che lo ha accompagnato per tutta la sua straordinaria, inimitabile e intensa vita, una vita dedicata in gran parte alla squadra che ha amato più di ogni cosa, la Lazio. Giorgio, serena Pasqua di resurrezione. Se n'è andata la mia voglia di giovinezza. Noi del 74 ci siamo scrollati di dosso tutto di un colpo quella sindrome di Peter Pan che ci ha sempre contraddistinto. Gio, perdonami se senza che ce ne accorgessimo ti abbiamo lasciato solo. Un rammarico questo che tutti noi, popolo bianco celeste, insieme ci porteremo dietro. Sappi però, Giorgio, che sarai sempre nei nostri cuori, nelle nostre menti, in ogni attimo del nostro quotidiano. Gio, un abbraccio e un ti voglio bene particolare da me, quello che tu hai sempre chiamato in ogni caso. Ciao capitano, come stai? Sono sicuro che tutto andrà bene. Io non sono mai stato invidioso di nessuno, ma adesso un po' di invidia ce l'ho. A sapere che mi mancherete, ma purtroppo la famiglia a cui devo dare soddisfazione. Quindi questo ha fatto anche qui una scelta, però ecco, la consapevolezza che comunque abbandonavo qualcosa di importante. Noi abbiamo imparato molto da Giorgio. Io personalmente ho imparato tantissimo. Così come ho imparato dai miei compagni, dal mio allenatore, dalla mia società, che è stata straordinaria, da tutto l'ambiente e da voi. Ho finito, mancano soltanto due momenti bellissimi. Richiamo alcuni compagni come saluto a tutti e Renzo in particolare. Capite da voi chi è Renzo? Grazie per aver perso un po' di tempo a leggere e poi il suo slogan. Con un PS, per cortesia, dammi un recapito di Giancarlo, perché Giancarlo anche lui aveva abbandonato anche la squadra, non lui ovviamente, gliel'avevano fatto abbandonare, quindi stava dall'altra parte. Il suo slogan qual era? Quello di autocaricarsi, e caricava anche noi. Andiamo Chinaglia, andiamo, ed è quello che gli diciamo e che lo accompagniamo.